po' più basso? Mi scusi, ma non riesco a sentirla. Abbassi il volume! Rispetti i diritti degli altri esseri umani! Venga un po' più vicino! Ehi, lei è nella boscaglia! Non sento una parola di quello che dice! Mi dispiace, ma ho appena fatto la sauna. E mica è tanto facile non urlare quando si entra nell'acqua fredda. Dove va? Guardi che mi deve stare a sentire quando le parlo direttamente. Io la sto a sentire. Ma che cosa pensa che dovrei dirle? Ok, non è facile non urlare quando si entra nell'acqua fredda. Ehi, venga qui. Venga qui. Come si chiama lei? Aurora? Sì. Lei vuole essere scioccata? No, non ci tengo affatto. Cosa c'è? Beh, noi dobbiamo fare una cena della NASA alla Casa Bianca e una cena di cosmonauti, insomma, noi altri. E, beh, io non so con chi andarci, perché tutti quelli con cui ho volato, beh, ecco, quelle carogne delle loro mogli mi sbranerebbero vivo se mi presentassi con una delle mie solite ragazze. Non conoscevo nessuna, un po' passatella, e così ho pensato, beh, inviterò la mia vicina di casa. Beh, poi, beh, comunque quella cena è stata annullata. Però io pensavo lo stesso di invitarla a cena fuori, seriamente. Allora, l'ho scioccata, eh? Sì. Capirà, è lei che si porta a cena fuori qualcuno che non è schedato dalla buon costume. Che cosa avrebbe detto se io l'avessi invitata a quella cena? Che sarei stata contenta di vedere la Casa Bianca. Sarebbe venuta allora. Beh, stia a sentire. Lei vuole venire a cena con me una di queste sere? No, grazie. E a colazione? So che le signore gradiscono andare a colazione, no? Sa, c'è qualcosa di strano nel suo modo di fare. È come se lei... Sì, è come se lei cercasse di giocare con me. È verissimo, Aurora. Io sto giocando. Ecco, è quello che pensavo. È esattamente... Lei vuol giocare, Aurora? Vuol venire a colazione? Venga a colazione, eh? Ma se vuol far colazione con me in un ristorante per migliorare i rapporti di buon vicinato, io non avrei ragione di dire di no. Venga di qua. Siamo troppo lontani per parlare. Allora, Aurora, visto che lei ha accettato, perché non lasciamo perdere tutto? Insomma, io so quello che prova. Ci sono stati dei momenti durante il conto alla rovescia in cui ho avuto dei dubbi. Ma ho detto a me stesso, hai accettato di farlo. Ora sei bloccato qui. E sei nelle mani di qualcosa di più grande e più potente di te stesso. E quindi è meglio mettersi comodi e godersi la scarrozzata. Ci ho ripensato, non vengo. C'è qualcosa che non mi convince. Oddio, quanto sono stronzo. Sono proprio stronzo.